Positivi nelle ultime 24 ore, come vi ho detto, 4.211, che sono l'8%. Anche domani saremo la regione con più positivi d'Italia. Pur con l'ormai lunga polemica sul numero dei tamponi, la situazione in Veneto è grave. Lo dice il presidente della regione nel giorno che precede l'entrata in vigore dell'ordinanza che limita la mobilità tra comuni dalle 14. Abbiamo ancora delle evidenze di problematicità. Penso ad esempio Verona, che è tiratissima. Verona è tiratissima per i ricoveri in area non critica, ma in particolar modo per le terapie intensive. Necessario intervenire per porre un freno al dilagare del virus e riportare la curva dei contagi verso il basso. Dopo gli assembramenti dello scorso fine settimana, Zaia spiega di aver deciso di assumersi la responsabilità del giro di vite. Decisione, prosegue il governatore, condivisa dai sindaci. Ho visto che peraltro ad adiuvandum, proprio per far funzionare l'ordinanza, alcuni stanno creando varchi, altri delle chiusure, cioè. Padova ho visto che sta facendo un'ottima operazione rispetto ma perché? Perché abbiamo coscienza del fatto che, cioè, se l'ospedale è pieno, poi veramente si rischia di non curare più chi ha veramente bisogno dell'emergenza. Questa è la nostra preoccupazione. Circa le sanzioni previste, Zaia si appella al buon senso. La strada è tanto lunga per arrivare ad aprile, arrivare alle vaccinazioni, per cui il mio appello lo faccio al buon senso, non ai controllori. Se avremo sabato e domenica pomeriggio le città strapiene di gente che viene fuori comune, ne prendo atto, vuol dire che chi è causa del suo mal pianga a se stesso. E la curva dei decessi è emblematica. Il Veneto, spiega Zaia, ha visto nei mesi di novembre e dicembre un incremento del 44% rispetto all'anno scorso. La tabella mortalità ci dice che noi siamo l'ottava no nona regione in Italia per numero di morti Covid. Infine, la questione delle assunzioni di medici e personale sanitario affidata a Patrizia Simionato, direttrice generale di Azienda Zero. Dei 1.329 incarichi assegnati sono arrivate 4.213 manifestazioni di interesse. Che non sono andate però tutte a buon fine, prevalentemente perché il professionista, una volta interpellato, una volta esaminato, avuto il curriculum, non ha manifestato interesse all'incarico, in quanto spesso chiedeva di essere assegnato ad un'area non Covid.